back in ETV. Bentornati su Balcony TV Sassari, io sono Laura, con noi oggi Andrea Andrillo. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Che cosa ascoltiamo? È un brano che si chiama Subatributo. Benissimo, enjoy the show. Preso che fera, San Benande, che il suo corazzo di uno gigante, a con carta e stintra un carramana, sa di trinta. E su mese agosto, e su mille ottiganti tuos. Sende, chi ne olivo di binker sonore, provindita, d'ambrusia al suo corpus, sa chisina che t'ha da su vento, convinto de poter disperdere, sa libertà, eroismo e sammento. Se libertà è eroismo e sammento. A voi questo eroismo semina tutta questa nazione. Medas hoy en Naranquilambido. Ha habido un prato bello, ha habido un capuvrasca, ha habido un bugero que en Sorminadores, en Castedo, en Castedo que en sos pastores. E tu e tu volo. Si chiede lo poter bere, quando il suo popolo che rafforza la libertà, mi resiste in tardo de sos battor moros, a lupie su chi in lati manos, a lupie su chi in lati manos. Francisco Chiloc. Grazie mille e complimenti, un pezzo molto bello, tra l'altro un pezzo nuovo. Sì, un pezzo inedito, è un pezzo inedito e composto anche da relativamente poco tempo. È successo così che il 30 di agosto Pierfranco De Vias, che è l'autore del testo, ha pubblicato su Facebook questa poesia dedicata a un martire della libertà, dell'indipendenza della Sardegna, che è Francisco Cillocco, che è stato martirizzato, è il caso di dirlo, proprio qui a Sassari. Quindi, essendo la prima volta che io vengo a Sassari, essendo la prima volta che io suono qui a Sassari, mi è sembrata una cosa molto giusta e doverosa, oltre che molto, molto bella, dedicare a lui questa cosa, insomma, questa mia apparizione qua, per ricordarlo, per ricordare il suo eroismo, per ricordare il fatto che, come dice De Vias nel testo, ovunque ci sia qualcuno, un popolo che lotta per la libertà, lui dice mira si stendardo adesso sbattor moros, guarda la bandiera dei quattro muri, all'obiesso chi latti in mano, lo vedi chi ce l'ha in mano, è Francisco Cillocco. Ma questo in ogni parte del mondo, ovunque ci sia un popolo che lotta per la sua libertà, lì ci sarà Francisco Cillocco, è il martire, che magari non si chiamerà così, ma sono tutti lì che combattono con la bandiera in mano, ecco. Certo, il senso è assolutamente... Sì, questo è calzapennello, ci sta e ci è piaciuto molto. E, ci fa anche molto piacere che tu abbia cantato in sardo, più precisamente in nuorese. Sì, esatto.
che non è la mia lingua, ma io sono campidanese e anche del medio campidano, quindi ancora più aperto. Però mi sono applicato, ho cercato di farla meglio che posso, chiedendo anche scusa a questo punto per se ci sono delle imperfezioni. Piano piano il mio sardo nuorese migliorerà. Al momento, insomma, sono campidanese, uso esti. Io però canto anche in italiano, canto anche in inglese, dipende dal messaggio che vuoi mandare. In questo caso la canzone doveva essere questa. Pierfranco ha pubblicato sto testo lì su Facebook, io stavo provando degli accordi, in 15 minuti avevo la canzone. La sera l'ho visto e ho detto: Pierfra, neanche ci conosciamo noi, però senti, io ti faccio sentire questa cosa, correggimi. Ha incominciato a correggermi la pronuncia ed eccomi qua, ecco. No, vabbè, bellissimo quando succedono queste cose spontanee, tra l'altro, che nascono nella loro, appunto, spontaneità e nella loro verità, se vogliamo. Bellissimo, noi siamo veramente contenti, appunto, di aver sentito questo pezzo in nuorese. Tra l'altro, appunto, tu vieni da Cagliari, siamo a Sassari, cantato in nuorese. Bellissimo, esatto. Ringraziamo l'amico Massimo che in questa giornata di pioggia ci sta, adesso magari ha un po' smesso, ma insomma la chitarra è tutta bagnata, se ho paura saltasse la cordatura, però il bello è proprio questo, e col cuore in mano poi si fa questo per comunicare qualcosa, da cuore a cuore, sembra anche romantico detto così, visto che sono una specie di bombarolo, è anche un po' strano, ecco. Colgo l'occasione dal bombarolo per presentare il tuo EP. Che è fighissimo, nel senso, cioè, c'è un packaging, ragazzi, che 10, è lode, eccolo qua. Bombe ovunque. Diciamolo, perché non è perché ci piace la violenza o ci piacciono le bombe. Le bombe sono, intanto, sono delle opere di un artista cagliaritano che si chiama Fabio Buonanno. Sono belle, verdi, colori fluo. Noi siamo abituati a vederle, ecco, sorridi, c'è la bomba, che bel giocattolino. In realtà sono bombe, signore e signori. Quindi lo scopo era proprio questo, pensare, noi vediamo questo e non ci scandalizziamo. Magari vediamo, dicevo prima a te, quando ci siamo presentati, vediamo due donne che si baciano in strada, oddio che scandalo. Ecco, invece dovremmo rivedere le nostre priorità. Questo è lo scandalo, questa cosa qui che ho in mano io. Non la bustina che serve anche per metterci l'insalata. Quello che rappresenta è un giocattolo. No, non può essere un giocattolo. Non può. No, assolutamente no. Ragazzi, Atlantide prima della pioggia, io ve lo consiglio, l'ho ascoltato ed è veramente bello, merita. Un do it yourself, questo non si trova nei negozi, contattatemi. No. A breve, entro pochi giorni, magari quando uscirà il video, insomma, sarà già su Bandcamp. Su Bandcamp già mi trovate, Andrea Andrillo, digitate, oppure su YouTube, ci sono altre cose in italiano. Insomma, avete il pazzo di fronte, approfittate. Ok, oltre a Bandcamp, ti troviamo su Facebook o hai un sito? No, non ho ancora fatto la mia pagina ufficiale, tutto molto, ripeto, molto do it yourself, però mi trovate, Andrea Andrillo, mandatemi un messaggio, una maledizione se preferite, no? Beh, dipende, non puoi piacere, non te l'ha detto il dottore che devi piacere a tutti, no? No, questo è sicuro. Abbiamo le spalle larghe, siamo qua. Benissimo, io ti ringrazio per essere stato qua con noi, è stato un vero piacere, ti auguro in bocca al lupo per tutto e ci vediamo alla prossima su Balconi TV Sassari. Io sono Laura, Andrea Andrillo. È Massimo. È Massimo. È la pioggia. Grazie. Ciao. Balconi TV.